È stato un anno eccezionale, imprevedibile. L'anno scorso esultavamo e ne avevamo ragione, insomma, per 2,5 milioni di finanziamenti ottenuti su vari fronti. Quest'anno siamo in grado di moltiplicare per 25 quella cifra. È chiaro che non è solo un dato numerico, è un dato che ci fa capire che stagione straordinaria di investimenti potrà vivere la nostra città e il nostro territorio. Ancora non è finita perché innanzitutto queste cifre non contengono tanti investimenti ottenuti anche direttamente dal lavoro del sindaco, con i ministeri, con gli enti, come gli 8 milioni per il rifacimento della stazione o i soldi per il Palazzo dell'Intendenza di Finanza. Questi sono proprio quelli che abbiamo ottenuto attraverso bandi specifici, i 30 milioni di rigenerazione urbana di cui abbiamo già accennato, ma che insomma vanno sicuramente in questa annualità, come il recupero del San Benedetto e tutto l'asse del centro storico di Via Mazza, Via Castelfidardo e Via Passeri, che sarà riqualificato con i fondi Pinqua, i 5 milioni e oltre di riqualificazione per quello che riguarda Rocca Costanza, i 5 milioni e mezzo per il conservatorio. Sappiamo quanto bisogno ne avesse, anche qui è un bando del Ministero dell'Università che ci siamo aggiudicati prendendo l'80% del finanziamento complessivo, e tantissimi lavori appunto ai 20 milioni soprattutto che metteranno, diciamo, la parola fine ai problemi strutturali e ne rilanceranno completamente la funzione di Palazzo Mazzolari Mosca, attualmente sede dell'assessorato, che sarà un palazzo sempre più aperto alle arti e all'incontro del San Domenico, proprio dietro le poste, a mercato coperto del food, ma anche a un luogo di incontri per quello che riguarda il chiostro che verrà recuperato, e anche tutta la parte del piano nobile che potrà essere destinato all'università, ai corsi che arriveranno a Pesaro e anche a altre funzioni pubbliche, sia espositive che gli uffici, per proseguire poi con altri 4 milioni e mezzo che andranno a completare le esigenze strutturali di riqualificazione di Palazzo Almerici, sede della Biblioteca Oliveriana. E la lista è ancora ulteriore, però dà la misura, prima ancora di accedere ai fondi specifici del PNR, che riguarderanno in particolar modo le scuole, ancora la cultura e la viabilità e anche interventi urbani di carattere importante, però un dato veramente stratosferico di risorse che verranno a Pesaro e che quindi, tra l'altro, ricordare, saranno soprattutto anche lavoro, tanto lavoro per maestranze, per aziende, per imprese a tutti i livelli.